posso dire solo una cosa. Questi eventi chiaramente rimangono nella memoria per l'eternità, oserei dire. Però voglio anche dire un'altra cosa. Noi con la danza, e mi ci metto e parlo al plurale, abbiamo il potere, non dico di far dimenticare, ma di far entrare in un mondo magico, in un mondo fatato, in un mondo che ti fa dimenticare le brutture del mondo, perché la danza ha questo potere. La danza ti fa entrare in una dimensione assolutamente fuori dal mondo, però nel contempo trasmette un'emotività, un'emozione, una positività, un qualche cosa che ti fa dire, beh, io sono un essere privilegiato, perché è chiaro che le brutture del mondo non si possono dimenticare, però quando uno è in palcoscenico queste cose le annulla, e se chi è in palcoscenico sente questo, io sono certa che qualcosa arriva al pubblico, e anche il pubblico in quel momento dimentica tutte le brutture del mondo, e questo è il potere che ha la danza. Grazie Luciana, grazie, buonasera e benvenuti a tutti al Teatro di Via Dante, che con piacere questa sera offre la possibilità, insomma, di godere di questo spettacolo che, come è stato ricordato, ha riscosso un grandissimo successo. E quindi io arrivo subito ai ringraziamenti non doverosi ma sentiti per aver scelto Castellanza come luogo proprio per proporre questa serata e per effettivamente offrire un momento in una giornata che è quella odierna, e ricordiamolo che non è una giornata casuale, oggi è il 5 di maggio e ricorre proprio l'anniversario della liberazione del campo di Mauthausen, quindi sicuramente una data molto importante, ed è proprio per questo che questa serata è stata scelta. Ma dicevo, io ringrazio Annalisa Mineve che, e qui possiamo anche svelare qualche retroscena, che ancora a dicembre mi chiese la disponibilità, da parte della nostra amministrazione di ospitare questo momento, e con piacere io risposi ma molto molto volentieri, anche perché siete riusciti, quindi ringrazio l'associazione Noi della Comerio Ercole, che porta avanti insieme a tantissime altre realtà che sono impegnate nel ricordo, nella memoria di chi effettivamente si è sacrificato, chi ha vissuto un periodo storico che è legato a fatti tragici e delittuosi, letteralmente delittuosi. Ecco, è una delle realtà, la Noi della Comerio Ercole, che insieme ad altre soprattutto porta avanti un'attività fondamentale, che è quella della memoria, e coinvolgendo, come nello spettacolo di questa sera, soprattutto le giovani generazioni. Sappiamo che il tema della memoria è un tema molto delicato. Recentemente è stato lanciato un grido d'allarme rispetto al fatto che, ovviamente per una questione anagrafica, stanno venendo meno i testimoni diretti, e quindi verrà meno un pezzo molto importante del racconto e del tramandare fatti e avvenimenti. E quindi qui è importante l'attività che voi, che anche le amministrazioni cercano ovviamente di portare avanti, di sensibilizzazione nei confronti delle nuove generazioni, che in futuro rischieranno ovviamente di perdere la testimonianza che probabilmente la nostra generazione invece ha avuto la possibilità, insomma, di sentire, di vedere e di toccare. Quindi ecco, grazie, davvero per noi un piacere questa sera avervi qui. Abbiamo su volontà ovviamente dell'assessorato alla cultura inserito questo spettacolo nelle celebrazioni legate al 25 aprile. Il tema della liberazione, sappiamo, il tema della libertà e del sacrificio.
sacrificio che la libertà ha comportato per molti, di cui oggi noi, insieme ovviamente agli altri valori, quelli democratici, possiamo, di cui possiamo godere, insomma, è sicuramente un tema che viene rievocato in modo molto chiaro anche da questa rappresentazione. Quindi grazie, grazie davvero e buona serata a tutti.